Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi andremo a provare il nuovo tag inserito su Legends, ovvero il Vegeta Clan. Quest'ultimo va a prendere il posto del Vegeta Family e va ad inglobare qualsiasi Trunks o Vegeta a prescindere dalla loro saga. In precedenza il Vegeta Family non andava a buffare, per esempio, i Vegeta della Frieza Saga o della Saiyan Saga. E questo è sicuramente il cambio principale, visto che oggi andremo a giocare il nuovo Vegeta Clan con Vegeta Zaru e Vegeta Ultra, che attenzione, lo so che non si inserisce alla perfezione a causa della Ultra Ability, però siamo apposta qui per testare se è una scelta valida oppure no. Questi sono gli equipaggiamenti, in realtà si potrebbero un attimo rivedere, per esempio, questo penso che vada a tutti per via del terzo puro davvero molto forte, cioè vada su Trunks e su Vegeta Zaru. Ora, visto che non li ho, mi sono un attimo accontentato dandogli altri puri, come in questo caso e anche in questo caso. Il resto su per giù è accettabile. Detto questo, andiamo in PvP. Ok ragazzi, siamo contro un ottimo Saiyan stellato e guardate un po' chi ci sta, proprio Gogeta 4, ovviamente dopo l'uscita del nuovo equipaggiamento, aspettatevi di vederlo giocato ovunque in ogni team, perché è normale, ora è il PG Hype, e vedremo anche quanto sarà stato buffato. Questo che abbiamo contro è 7 stelle e penso che abbia il nuovo equipaggiamento. Vedremo un pochino. Mi aspettavo qualcosa di forte, eh? L'ho anche detto nel video di Vegeta e Goku Ultra, provando i loro equipaggiamenti unici. Ho detto, ragazzi, questi sono davvero ottimi, però per Gogeta 4 mi aspetto qualcosa di ancora più forte. Però non mi potevo andare ad aspettare in pratica un mini Zenkai su un equipaggiamento, cioè qualcosa davvero di assurdo. E adesso non mi venite a dire che Gogeta 4 era forte ai tempi o era valido, perché no ragazzi, non l'è mai stato. Fin dall'uscita è sempre stato mediocre, non proprio scarso, però mediocre. E per essere il personaggio simbolo del terzo anniversario non poteva stare in quello stato. E quindi hanno dovuto dargli un equipaggiamento che è un mini Zenkai, perché davvero ha percentuali troppo alte quella roba, è veramente insana. Vegeta Ultra si sta comportando decisamente bene. Io che avevo paura non girasse, e invece devo dire che sta facendo bei danni, non ha nemmeno tankato troppo male. E vi ricordo che non ha preso la Ultra Ability, perché prende solo quella per se stesso. Poi non ci sono altri Frieza Saga in questo team, quindi ovviamente performerà di meno, però come vedete si sta comportando assolutamente bene. L'ho anche portato 6 plus, quindi manca una stellina per completarlo qui. Allora andiamo in combo. Vabbè, dai, gli leviamo la prima vita. Questa non c'ha l'anti-end. Perché ha messo Gogeta? In teoria poteva sprecare l'endurance, è buona. Vabbè, Gogeta 4, addio. Fuochi d'artificio anche qui. Ok. Se prendo questo, gli leviamo l'endurance invece. Eccoci qua. Forse ha flashato l'altro Vegeta e pensava fosse la ultimate dello Zaru, e quindi ha switchato con Gogeta 4, non ho idea. Comunque, Rip Endurance, e c'è il forfè. Ok, siamo contro Hybrid con Trunks Super Saiyan 2 Zenkai 7. Sicuramente ha visto Trunks Kid, ha fatto vabbè, non lo porterà mai contro il Gohan Revival. E ha fatto bene, perché ora ci ritroviamo un po' così con i colori. Dobbiamo affidarci su Majin Vegeta, visto che non ha un verde per contrastarlo, che purtroppo ho solamente a 3 stelline. Spero che in futuro distellarlo anche per magari uno Zenkai o un equipaggiamento in questo caso, visto che a quanto pare possono fare degli Zenkai portatili con degli equipaggiamenti, cioè è assurda questa cosa. Facciamo così. E questo Majin Vegeta penso anche che in realtà si trovi molto meglio con questa lineup, perché con Vegeta Zaru subentrato avete appunto un mini Saiyan in pratica con loro tre. E questo Vegeta, parlo di quello rosso LF, alla fine sì, non buffa Vegeta Clan ma buffa Saiyan, quindi
la maggior parte riesce a prendere il buff tranne Trunks e Kid, che comunque non porterete quasi mai in game, e poi, essendo appunto Vegeta Clan, riceve tutte le Z ability. Infatti si trova parecchio bene, l'ho visto anche performare decentemente nello scorso game, e anche adesso comunque sta facendo il suo, pure qua su Trunks, bei danni, essendo appunto rosso contro blu. E poi, ripeto, lui affiancato da Vegeta Angel sta sempre una crema, sta benissimo. Rientra facilmente, in pochi counts, si setappa veramente in poco tempo. Questi due sono perfetti insieme. Ecco perché vi dicevo, alla fine hanno già una ottima base. Poi, se in futuro usciranno altri Vegeta, magari finalmente il Vegeta Clan riuscirà ad entrare un attimo in meta, perché il Vegeta Family non c'è mai veramente riuscito. Non mi ricordo un meta in cui dicevi, oh sì, Vegeta Family top tier, penso non c'è mai stato. Al massimo è stato tra i team giocabili che erano carini, ma meta, no, sono sincero. Buone anche tutte queste verdi ad aria, tra Vegeta Zaru e Majin Vegeta, che ancora, come state vedendo, riesce a fare comunque 6 danni, e il mio è 3 stelle, quindi... No, peccato, volevo andare di special, se l'avete stellato... Provatelo in questo team. Ok, va bene, questa la possiamo tankare. Special o non special? Oh no, questa no. Ok, buono. Questa è una kill. Sì, qua mi sa che ci riprendiamo la kill. Oddio, però non c'ho. No, ok, no, mi sa che non ce la faccio. Mi sa che rimane a tankare Gohan. Ah no, ho messo Trunks. Oh. Era rischioso, secondo me quel Gohan riusciva a tankarlo. Perché ho visto l'ultimo che c'avevo la sfera sulla special, quindi non potevo tirare Rising Crush. Ha sacrificato Trunks e blu, va bene, sì, ci può stare. Oh, e adesso tu muori, non c'hai il colore neutro, tu esplodi. Ok. È rimasto solo Gohan. Facciamo così. Non ce la faccio, eh. Vabbè, sfortunato con il timing qui. Sì, va bene, ma il game è finito. Avere Rising Rush, posso tankarlo, l'Endurance, ho davvero un sacco di soluzioni per finire questo game. Ok, sta girando bene il team, eh? Mi sta piacendo parecchio. Tutt'altra storia in confronto al Vegeta Family scorso. Già solo la presenza di Vegeto Zaru ti dà un grandissimo vantaggio. E finiamo con Majin Vegeta. GG. Siamo contro Regeneration, un bel Regeneration, e guardate un po' che ho fatto, ho portato doppio red, perché effettivamente Vegeta 4, stavolta Zenkai Bencha, perché red e Vegeta Clan, non come Omega Sharon, che ho fatto un piccolo fail, pensavo Zenkai Benchasse red e GT, quindi oltre alla Zenkai Bench ottima per Vegeto Zaru, lui comunque è giocabile, lo potete portare come doppio red in alcuni matchup, per esempio questo. Non aveva il blu e ho fatto ok, portiamo doppio rosso che contro Demon King Piccolo è ottimo, visto che personaggio fortissimo Demon King Piccolo, vi giuro, mi dà un sacco di pressione ogni volta che lo affronto, sia perché ha dei danni spaventosi, sia perché vi farma Rising Rush in 10 counts, e anche perché ha l'anti-endurance su tutto. È veramente fastidiosissimo giocare contro Demon King Piccolo. Ok, facciamo così. Quindi in questi matchup un bel doppio rosso è ottimo, e considerate poi che Vegeta 4 è un ottimo Zenkai, eh? Non è che è scrauso, che state portando una seconda scelta così, no, è assolutamente ottimo, è ancora valido. Ok, facciamo così. Ah, peccato. Qui mi sa... Ah, per fortuna. Qui se tirava Rising Rush io per esempio dovevo sacrificare qualcuno, perché... Vegeta 4, penso che sarebbe morto. Vegeto Zaru mi levava l'Endurance. Quindi, per questo che vi dico, odio giocare contro Demon King Piccolo. Cioè, il rank mi dà più fastidio Demon King Piccolo che Piccolo LF. Perché mette molta più pressione. E adesso, nella lineup, comunque in melee con Cell si trova anche bene. Quindi lo sto quasi preferendo in questo momento a Piccolo. Vabbè, LBR, Spanak, eccetera, no, è decisamente superiore a Piccolo, ma... È ovvio. Ok. Tu muori. Cominciamo subito. Quanto è rimasto? 90.000. Questa tanca pure. Ok, crepa adesso. Basta.
Facciamo così, ci sta Cell, che vorrei prendere con la special. Allora, facciamo la main solo per frame trappare. Ok. Mi sa che l'ho preso. Sì. Un milioncino e sei, ovviamente lui ha damage, ragazzi, gigantesco ancora, eh. Non sottovalutate il CD4 Zenkai. Ok, paralyze, ma fa niente. E la finiamo qui. GG. Ok, siamo contro Rival Universe. E ogni volta che becco quel top stellato senza avere un verde buono, mi dà un sacco di fastidio. Infatti ho un po' di paura per questo game. Speriamo bene. Facciamo subito una bella special con Vegetozaru per vari count. Ho riportato Vegeta Ultra per quel Jiren. E devo dire che è davvero figo vedere Vegeta Ultra più Vegetozaru giocarli insieme. Esteticamente fa il suo effetto. Poi, ripeto, almeno nei precedenti game si è comportato decisamente bene. Quindi, buono, perché come scelta viola ci voleva qualcuno, visto i verdi che girano. E la seconda scelta è Vegeta Pur, quello del Future, Super Saiyan Blue, che è morto e sepolto, ragazzi, ormai è inutile. Sì, ok, vi fa da supporto, ma non serve, visto che avete già Vegeta Angel. Inoltre, se beccate i verdi, che comunque tankano come Goku Super Saiyan 3LF o fate Buzenkai, è completamente inutile quel Vegeta, è proprio inutile. Quindi avere almeno una scelta valida, come può essere Vegeta Ultra, anche se non performa al 100%, è tanta roba per il team, eh? Fidatevi. Ok, buoni danni di Vegetozaru, stiamo shottando questo topo e qui non avevo il ki per fare niente e tocca vincere il Clash. Non so se avete letto, ma sono usciti i kit di Goku e Piccolo All Stars, Goku Super Saiyan, che non era stato annunciato, davvero ottimi, di colore giallo e di colore rosso, e davvero ottimi perché Goku ha un kit buono, ha le stats bruttine, però il kit è davvero buono essendo Super Saiyan. Come sapete, dall'uscita di Bardock Super Saiyan e poi successivamente dal suo Zenkai, ogni Super Saiyan che usciva faceva schifo o era mediocre, tranne per Super Gogeta è sempre stato così. Quindi mi aspettavo il solito Goku Super Saiyan bruttino e invece, ragazzi, ottimo. Davvero tanta roba. Sono entrambi del film di Metal Cooler, quindi bufferanno anche movie oltre a Ultra Saiyan Regeneration in realtà. Quindi sì, Goku potrà essere anche giocato nel Saiyan, ma ovviamente il suo team principale sarà il Super Saiyan affiancato a Bardock. E forse avremo finalmente una unit col tag Super Saiyan decente, che non sia uno schifo. Piccolo pure carino, vedremo se prenderà il posto di Zamasu nel Regeneration. Nel movie non prenderà mai il posto di Bojack, ma forse nel Regeneration prenderà quello di Zamasu, anche perché l'altra è un LF e non è facile stellarla. E questo piccolo ha anche il kit caruccio, non è assolutamente da buttare. Ha anche una meccanica anti-revive, che ormai ne stanno buttando fuori una dopo l'altra, anche se poi effettivamente i personaggi revival sono tre, di cui uno in meta, Gohan. Quindi, cioè, io non capisco bene questa cosa, però ok, va bene. Ah, counter su hybrid è sempre accettato, è sempre ben accetto. Forfè, ok. Ok, siamo contro un Gotki blu-blu purple con Goku Super Saiyan Blue Zenkai 3. Un po' esotico, ma ho dovuto portare per forza di cose il nostro buon Trunks Kid, perché doppio blu dovevo, e in più anche Majin Vegeta. Quindi abbiamo un po' una lineup datata, tranne per Vegeta Angel, però penso che ce la possiamo ugualmente portare a casa. Ok, questa è una verde, garantita. Sta un po' lagghicchiando anche. Vai vai Trunks, che alla fine questo Trunks i danni li ha, Mi ricorda anche in hybrid quando ho fatto lo showcase. Certo, qui ne ha di meno che in hybrid, ma comunque è un Glass Cannon lui, quindi a prescindere dovrebbe farne. Buono.
Cerchiamo di vincere sto Clash, che se no... 9-6-9. Va bene, va bene. Sì, shottiamo subito questo Goku Ultra Instinct, così rimangono solo i blu. Ok. Per adesso a me sta piacendo parecchio il team, eh? Soprattutto perché Vegeta Ultra gira ugualmente bene, non pensavo. Quindi, tranne il verde che è pezzotto, il resto sono scelte carine. E devo dire che sì, mi sta piacendo parecchio. Anche per la Zenkai Bench di Vegeta 4, che si sente sullo Zaru. E ripeto, in alcune volte potete anche portare magari doppio rosso. Oh sì, questo Goku shottato. Però il team è davvero molto molto più forte del Vegeta Family di pochi giorni fa. Che poi il Vegeta Family ormai è veramente fuori meta, ma di tanto, perché... O c'è la versione ranged ma con set ability orrende che non girano, oppure appunto fare quella melee con il supporto di Vegeta Angel, che secondo me è anche migliore. Ok. Oddio, forse facciamo il... No, vabbè, dai. One hit, non credo proprio, eh no. Quasi, eh. Vabbè, ho 3/4 HP. 1.500.000, anzi 1.600.000 in pratica. Ok. Vabbè, qui abbiamo anche il Rising Rush, in teoria. PV, e la finiamo. Ok. Ok ragazzi, ottima prima impressione per il tag. Già la coppia Vegeta Angel e Vegeta Zaru lo rendono, tra virgolette, un mini Saiyan da cui partire. Majin Vegeta penso che a stelle più alte riesca comunque a dire ancora la sua. Servirebbe un nuovo verde e un nuovo viola che sinergizzasse magari, anche se non si è comportato male questo Vegeta Ultra. Anche perché lui supporta, poi buffa Saiyan e di Z-Ability, quindi alla fine è limitato non tanto dal kit, ma solo dalla Ultra Ability. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo showcase.